TG12, ben trovati, edizione di martedì 27 novembre. Andiamo a sentire subito i principali titoli della giornata. Disoccupato tenta di dare fuoco ad una scuola di Porto Torres, panico tra i genitori, l'intervento dei vigili del fuoco ha fermato l'uomo in tempo. Lavoratori contro Arru, disattende gli impegni presi nel vertice in prefettura, il 3 dicembre grande mobilitazione davanti alla sede regionale ATS. Il Partito Democratico verso lo stop ad un Sanna bis per una candidatura regionale del sindaco che però non conferma, risposte domani dall'Assemblea. Questi dunque i principali titoli di questa edizione, lo avete sentito, partiamo dalla cronaca. Disoccupato Porto Torrese tenta di dare fuoco alla caldaia della scuola elementare di via Borgone. Panico tra i genitori, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno bloccato l'uomo. Le immagini sono realizzate in esclusiva per noi da Argentino Tellini, il servizio è di Sandra Sanna. Momenti di panico a Porto Torres, alla scuola elementare di via Borgone, dove un disoccupato ha tentato di dare fuoco ai locali della caldaia. Un genitore ha cercato di dissuaderlo dal folle gesto mentre partiva la chat di allarme delle mamme su WhatsApp per portare via i bambini dalle aule di via Principe di Piemonte. Risolutivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i locali e allontanato il senzatetto. È la seconda volta che il clochard tenta di installarsi nell'edificio scolastico. La settimana scorsa vagava addirittura per i corridoi tra i bambini. Il dirigente ha quindi dovuto chiedere l'intervento delle forze dell'ordine perché il disoccupato non voleva sentire ragioni. L'uomo è stato mandato via, ma ieri è ritornato nel tentativo di trovare un posto caldo dove passare la notte. Niente di meglio dunque di una caldaia. All'invito di lasciare i locali ha perso la testa e ha minacciato che avrebbe appiccato il fuoco. Un gesto disperato, probabilmente per attirare l'attenzione sulla sua condizione, che però potrebbe costargli molto caro. Forse non avrebbe mai dato seguito alle minacce, ma la paura e i momenti di tensione sono stati reali. Ed ora torniamo a parlare della vertenza policlinico. I lavoratori contro l'assessore della sanità Luigi Arru, al centro gli impegni presi nel vertice in prefettura disattesi nei fatti. Per questo le organizzazioni sindacali hanno organizzato una mobilitazione davanti alla sede dell'ATS in piazza Fiume per il prossimo 3 dicembre. Intanto anche la città risponde con azioni di solidarietà. Vediamo il servizio. Bisogna alzare il livello di guardia, così i sindacati hanno commentato le ultime vicende legate alla vertenza policlinico. All'assemblea con i lavoratori si è deciso infatti di organizzare per lunedì 3 dicembre una grande mobilitazione di fronte alla sede legale dell'ATS Sardegna a Sassari, preceduta da un corteo di manifestanti che partirà da Via l'Italia fino a raggiungere Piazza Fiume, dove chiederanno un incontro al direttore generale e all'assessore regionale alla sanità. Ma nel frattempo, già da questa mattina e fino a venerdì 30, ogni mattina i lavoratori si incontreranno sul piazzale della casa di cura per presidiare e manifestare il forte disagio. Il dito puntato contro l'assessore regionale della sanità, Luigi Arru. Si legge infatti nella nota diramata dalle sigle sindacali: stigmatizziamo il passo indietro da parte dell'assessorato rispetto agli accordi e agli impegni presi al tavolo convocato in prefettura, per cui la vertenza si sarebbe dovuta superare attraverso un percorso di accompagnamento del policlinico verso la cessione dell'attività al nuovo gestore Abilita, le cui condizioni erano e sono quelle di assicurare continuità gestionale attraverso una sorta di accreditamento modulare. E poi le dichiarazioni dello stesso assessore in cui prende impegni solo a mezzo stampa, senza lasciare uno straccio di atto. Intanto a reagire è il territorio. Un gruppo di commercianti del centro sta avviando un'iniziativa di solidarietà che dovrebbe portare ad un sit-in di fronte al policlinico per manifestare in modo forte la vicinanza ai lavoratori e dire che non si può mettere in crisi l'assistenza sanitaria dei cittadini. Anche la Camera di Commercio, nel corso del Consiglio Camerale del Nord Sardegna, ha preso posizione a far scoccare la scintilla proprio la situazione della sanità ad est e a ovest. Un altro momento buio di questo territorio. Dobbiamo trovare le forze e affrontare le nostre responsabilità per il futuro, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Gavino Sini. Dobbiamo guardare avanti pensando ad un Nord Sardegna che sappia ritrovare coesione sulle vertenze che trasversalmente ci coinvolgono. Intanto, pare domani debba arrivare una commissione nominata dall'assessore Arru per una ispezione nella struttura. Ed ora la politica, gli appuntamenti elettorali si avvicinano e il Partito Democratico Cittadino muove le sue prime pedine. Pare che il PD voglia azzerare la possibilità di un Sanna bis, alla quale ha sempre guardato con sospetto, per una candidatura del primo cittadino come consigliere regionale. Il sindaco raggiunto al telefono però non conferma tutto. Potrebbe decidersi in via Mazzini nell'assemblea cittadina di domani. Sentiamo i dettagli del servizio. Grandi manovre nel PD in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Indiscrezioni di stampa darebbero il sindaco di Sassari Nicola Sanna pronto ad abbandonare l'intenzione di candidarsi alle prossime amministrative per un mandato bis per far spazio ad una candidatura come consigliere regionale. Di fatto sembrerebbe più un progetto del Partito Democratico che, forte di un sondaggio realizzato tra i cittadini qualche settimana fa, ne avrebbe decretato l'incandidabilità proprio per i risultati scoraggianti.
Nicola Sanna ha raggiunto al telefono, dichiara: le notizie sulla mia possibile candidatura in regione non si basano su alcuna mia dichiarazione ufficiale. A partire dal mese di marzo di quest'anno ho ribadito di essere disponibile al dialogo con le forze politiche del centro-sinistra, che mi auguro possano assumere le decisioni più utili e opportune per continuare a vincere in città e in regione. Sabato scorso, prosegue, ho partecipato convintamente all'incontro di Milis per sostenere la candidatura di Massimo Zedda, nuovo presidente della regione, e sono disponibile, non da solo, a fare tutto quanto sia necessario per raggiungere l'obiettivo. Dichiarazioni sibilline che, se smentiscono una ufficialità, restano molto prudenti. Il PD intanto sembrerebbe voler puntare su un altro cavallo per la corsa a primo cittadino di Sassari. Sarebbe infatti l'ex senatore Silvio Lai, uno dei papabili alla candidatura. Rivelatrice però potrebbe essere l'assemblea cittadina del partito di mercoledì, convocata proprio per discutere sulle prossime elezioni regionali e cittadine. Da via Mazzini sembra dunque ci si aspetti che escano accordi, che vadano però nella direzione dell'abbandono di un Sanna bis. Lasciamo la politica dopo Tissi, Usini e Uri, anche Valledoria sigla l'accordo con il comune di Sassari. La convenzione presentata durante una conferenza stampa a Valledoria prevede il reciproco scambio del personale della polizia locale su entrambi i territori al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e creare professionalità versatili. Ce ne parla Valeria Secchi. Siglato l'accordo tra le amministrazioni comunali di Sassari e Valledoria, la convenzione prevede il reciproco scambio del personale della polizia locale che impegnerà gli agenti su entrambi i territori. Il programma è stato presentato durante una conferenza stampa a Valledoria alla presenza dell'assessore Antonio Piu, del primo cittadino Paolo Spezziga e del comandante della polizia locale di Sassari Gianni Serra. L'intento è quello di creare sinergia tra i comuni, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e creare professionalità in grado di adattarsi a situazioni differenti. Un'importante convenzione per il comune di Valledoria, poiché entra a far parte assieme agli altri comuni della polizia locale di Sassari a tutti gli effetti. Attiveremo dei servizi in concomitanza con la polizia locale affinché sia garantito per il nostro territorio un servizio di sicurezza. Un passo ulteriore in avanti in direzione della costituzione della polizia di rete metropolitana. Avremo l'opportunità di promuovere scambi di formazione, di accompagnare e supportare gli agenti della Polizia Locale di Valledoria nelle attività più complesse, controlli ambientali, controlli commerciali, controlli sui littorali, e questo è veramente un impegno gravoso, ma che facciamo con grande entusiasmo, perché vorremmo davvero arrivare ad una polizia di rete metropolitana. L'accordo ha già coinvolto Tissi, Usini e Uri. Giornata nell'istituto secondario di via Montegrappa dedicato ai temi del bullismo, della sicurezza stradale e dei rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti. All'incontro organizzato dalla polizia locale di Sassari hanno partecipato 400 studenti. Vediamo. Incontro all'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di via Montegrappa su bullismo, sicurezza stradale e sulle conseguenze correlate al consumo di sostanze stupefacenti. Al convegno introdotto dall'assessore Antonio Pio sono intervenuti il comandante della Polizia Locale Gianni Serra, il pubblico ministero della Procura della Repubblica al Tribunale dei Minori di Sassari Luisella Fenu, il giudice minorile al Tribunale dei Minori di Sassari Annina Sardara e il medico responsabile del SER di Sassari Francesco Catari. L'unità cinofila della Polizia Locale inoltre realizzato una dimostrazione dell'attività svolta dagli agenti per quanto riguarda il rinvenimento di sostanze stupefacenti supportati dal cane Thor. La giornata, che ha visto la partecipazione di 400 studenti, rappresenta un'ulteriore tappa del percorso di educazione alla legalità promosso dal Comando di Sassari, progetto che si concluderà col convegno fissato il 17 dicembre in cui verranno presentati e premiati i lavori realizzati dagli studenti. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva, semaforo verde a Capomanno, oggi e domani con onde alte 5 metri per i 74 atleti pronti a contendersi 6 titoli nazionali e 2 special event dei Surf Games. Vediamo.
Semaforo verde per l'inizio dei FISV Surf Games a Capomanno. Quella di oggi e domani sarà la più spettacolare competizione della stagione, con ben 74 atleti in rappresentanza di 21 surf club per contendersi 6 titoli nazionali in palio e i 2 special event di shortboard. Nella costa ovest della Sardegna è arrivata la mareggiata più importante della stagione, con onde oltre i 5 metri. Tra i 6 titoli italiani 2018 in palio il longboard maschile e femminile, il bodyboard maschile e femminile e il SUP Wave maschile e femminile. Nel longboard l'atleta da battere sarà il giovanissimo local hero Mattia Maiorca. Nella categoria femminile a difendere il titolo sarà la toscana Francesca Rubegni, compagna di nazionale di Fabbri e Maiorca. Giochi aperti nel SUP Wave maschile. Nel bodyboard sarà davvero dura interrompere il dominio di Genesio Ludovisi, atleta della nazionale italiana e massimo rappresentante del bodyboard tricolore del mondo. Per quanto riguarda invece lo shortboard, si svolgerà il Capomanno Shortboard Challenge, gara open federale non valevole per l'assegnazione del titolo. A dare spettacolo sulle imponenti onde di Capomanno saranno alcuni tra gli atleti più forti del panorama nazionale, come Lorenzo Castagna, Alessandro Piu, Matteo Calatri e i cugini Mauro e Onda Pacitto. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. L'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito e auguro a tutti voi un felice proseguimento di giornata. Arrivederci.